storia, personaggi, arte e religione in Trentino si apre questa settimana con un servizio su Educa, la manifestazione in corso a Rovereto che approfondisce tutto ciò che riguarda il mondo della scuola e dell'educazione. Da Rovereto ad Ala, con un servizio su un'originale mostra che ha abbinato le fotografie di Paolo Dei Michei e le sculture di Luigi Zendri. L'artista sa mettere un'anima nelle sue opere. Sculture e foto che abbiamo contemplato in una bella e purtroppo breve mostra ad Ala ci hanno comunicato che uno sguardo attento sa cogliere particolari importanti anche nel quotidiano, che per troppe persone è spesso senza significato e senza colore. Colorate erano invece parte delle sculture di Luigi Zendri, apprezzato artista alense che fin da ragazzo ha manifestato la passione di intagliatore. Passione coltivata in anni di studio con l'osservazione attenta di artigiani della Val d'Aosta, della Val Gardena e della Pusteria per perfezionare le tecniche di scultura pur mantenendo un proprio modo di lavorare. Passione che lo ha pure portato negli anni Ottanta a tenere corsi ai ragazzi del convitto Silvio Pellico. Questa è la sua decima mostra personale, nella quale ha scelto di esporre, tra le molteplici creazioni, scorci di Ala, particolarmente belli i portali dei palazzi cittadini, episodi di vita contadina, suggestivi castelli ammirati nei viaggi in Val d'Aosta o in Alto Adige. Le tante persone intervenute all'inaugurazione e quante hanno visitato la mostra nei giorni successivi si sono fermate a complimentarsi sia con lo scultore Zendri che con Paolo Dei Michei, fotoamatore alla sua prima personale, che ha attirato sguardi ammirati per la capacità di cogliere la bellezza della natura, il fascino misterioso della luna. A questo proposito, degno di nota il fotolibro esposto, l'espressione dolce di un cervo, gli splendidi colori di un pappagallo. Chi conosce Ala ha sicuramente ammirato la chiesa di Ronchi riflessa in uno specchio e lo splendido arcobaleno doppio apparso nel cielo lo scorso 15 agosto ed immortalato con sapienza da questo promettente artista, alla continua ricerca di maggior perfezione per continuare a comunicare l'anima del creato.